Buon pomeriggio, siamo qui al Palamazzola in diretta. Abbiamo come ospite Marco Rizzo. Grazie Marco. Grazie a voi. Allora, domenica si è giocata la prima giornata di campionato contro Verona. Qual è la chiave di lettura di questa partita? Sì, domenica c'è stata una bella partita secondo me, soprattutto per tre set di alto livello e buona intensità, si è decisa per i dettagli. È mancato qualcosina in più nella nostra parte di campo per portare a casa magari anche un punto. Sicuramente dobbiamo lavorare meglio per colmare questo gap che c'è stato, limare alcuni dettagli, essere magari più pazienti in alcune situazioni e per portare, come ho detto prima, appunto magari qualcosina in più dalla nostra parte del campo. Ecco, come prima partita di campionato, vi aspettavate più di 1.000 persone nel palazzetto? Che cosa avete trovato? Beh, sicuramente è stata una bella atmosfera domenica, il pubblico ci ha dato una bella mano, una bella spinta, peccato che non siamo riusciti a portare a casa punti, però spero che continueranno a supportarci anche nel proseguo delle altre partite. Ecco, ora domenica avrete la prima trasferta della stagione a Trento. Come preparerete la partita? Siete carichi? Sì, siamo carichi, sappiamo che è una trasferta difficile, però come ho detto prima dobbiamo pensare in questo momento a noi, a trovare più amalgama di gioco, più situazioni per poter uscire soprattutto dai momenti di difficoltà che si presenteranno. Non guardiamo tanto all'avversario, lo studieremo, però come ho detto dobbiamo guardare a noi e cercare di esprimere la nostra miglior pallavolo. Ecco, tu sei al secondo anno a Taranto, come ti stai trovando con, diciamo, un roster quasi completamente nuovo, sia con i compagni che con lo staff? Sì, sono al secondo anno, io come ho detto anche l'anno scorso qua mi sento a casa, sono a casa quindi è cambiato tanto dal punto di vista dell'organigramma dei giocatori, però mi sto trovando benissimo, il gruppo si sta formando, si sta creando sempre più amalgama di squadra e questo farà sì che appunto nei momenti di difficoltà che si presenteranno nell'arco della stagione ci daremo una mano a vicenda. Allora Marco, ti faccio un grande in bocca al lupo per domenica e vi seguiremo anche da qua. Crepi il lupo. Ciao! Ciao. Taras sarà il suo nome. Sarete il simbolo della città dei due mari.